benvenuti a una nuova puntata di Piedi a Mollo. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito sulla spiaggia a fare le nostre domande. Si parte! Che anno è entrata in vigore la Costituzione italiana? Domande difficili. La Costituzione italiana nel 1902, no, la prima guerra, no, la seconda guerra mondiale. Boh. 1900, non lo so. 1943, 42, qualcosa. Vabbè. No, 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 un po' più su. Ma siamo in diretta. No, siamo in rifalla. 1945. Un altro pochino. 1947. 52. Non lo so. Che hanno entrato in vigore? Non so. 1493. 1912. No, 45. No, no, non le voglio queste domande. No, 1951. Dopo la seconda guerra mondiale. 1839. So che quando hanno usato la... No, ma io cavolo, vado anche a classe. 48. Poi le chiedo, quali sono le repubbliche marinare? Repubblica di Venezia, Genova e Livorno? No, non c'è. Venezia, Genova, Livorno, no, no. Amalfi, no, Amalfi e non mi ricordo. Mi trovi un po' impreparato. Repubbliche marinare, fammi pensare. Genova, Pisa, Viareggio, no, Viareggio no. Allora, Pisa, Venezia, Genova, Taranto, no. Amalfi, Pisa, Venezia, Genova. Quanti centesimi ci sono in 5 euro? Centesimi in 5 euro. 5 euro. 5.000. 5.000. Quanti, scusa, un centesimo? Quanti centesimi ci sono in 5 euro? 5.000. No. 5.000. Dai Armando, aiutami. Quanti centesimi in 5 euro? Dai ragazzi. 50.000. 50.000? Ecco. Allora, se in un euro ci sono 10 centesimi... Aspetta, quindi se io ho 10 centesimi ho un euro? Di regola. 5 euro sono centesimi, 50. Quindi se io ho 50 centesimi ho 5 euro? Sì. Quanti centesimi ci sono in un euro? Centesimi, 10. 10 centesimi sono uguali a un euro? Sì. Ce ne sono 100 in un euro? 100? In 5 euro ce ne sono? 5 euro, boh, non lo so. Allora, vi faccio un indovinello. Ci sono due mucche. Sono cresciute insieme. Sono gemelle. Mangiano allo stesso modo. Dormono allo stesso modo. Vivono nello stesso modo, quindi consumano allo stesso modo, però una è magra e una è secca, perché? Perché una è celiaca e una no. Perché una è pisana e una livornese. No. Una è magra e una si droga. No. Non lo so, cambia DNA, una è più brava, una è più magra e una è più secca. Ok, ok, tutto uguale, però cioè una non è che si muove di più, una si muove di meno, si muove nel solito modo.
mangiano nel solito modo, sono nate insieme. E perché una è nata prima, una è nata dopo, non lo... Sono nate insieme, hanno fatto tutto uguale, sempre. Perché una è incinta? Perché hanno il metabolismo diverso. Perché una è vegetariana e una no. Una è magra e una è secca. Fanno le stesse cose, mangiano le stesse cose. Cioè io sono impegnato a giocare a carte, dimmi. La domanda è difficile. Una si mangia l'altra. 50 e 50 dai, aiuterà a casa. Perché le mucche non fanno attività fisica. Due mucche mangiano uguali, fanno le stesse ossa, però una è magra e una è secca. Perché? Una è, cosa ha detto? Una è morta. No, non lo so. Aiuto da casa. Che è? No, bimbi, se questa intervista va in televisione... Perché non esiste le mucche magre. Allora ragioniamo, riflettiamo. Fanno tutto allo stesso modo, bevono allo stesso modo, mangiano allo stesso modo. Una è magra e secca, perché? Perché... non lo so. Non ho capito, scusa, perché tutta questa gente poi mi mette in difficoltà. No, mi mettete in ansia, no, mi arrendo. Una è un vitello, una è un vitello. Può darsi anche bello, però ti ha detto una magra, una secca, una magra, una grassa. Io ho detto una magra, una è secca. Quindi? Quindi mi ci ha fregato. Un pochino. Non sono stato attento. Hai ragione. Una è magra, una è secca, perché? Una... Ma è uguale! Sì. Vuoi mandare un messaggio a qualcuno a cui vuoi bene? No. A qualcuno a cui vuoi male? No. Vuoi mandare un messaggio a qualcuno a cui vuoi bene? Sì. Voglio mandare un messaggio a tutte... A tutte le persone che mi supportano. Ti supportano o ti sopportano? Tutte e due. È un indovinello anche questo, no? No, a tutti i miei amici, a Gruppo Fiume... 544... No, il gruppo là no, chi lo conosce. E vorrei fare un messaggio che la gente dovrebbe evitare di usare i social network in modo idiota. Vuoi mandare un messaggio a qualcuno a cui vuoi bene? A tutti quelli che mi vogliono bene, le ricambio. Vuoi mandare un messaggio anche a qualcuno a cui vuoi male? Giusto. Voglio male. No, voglio mandare un messaggio a una persona a cui voglio male. La Merkel. Perché? Perché ha fatto piangere quella bimbina palestinese. Abbasso l'Unione Europea. A qualcuno a cui vuoi male? Questa te però mi vuoi mettere in barchetta, Al mio ex datore di lavoro. Lui lo sa. Ciao! Ciao Piedi a mollo! Ciao Piedi a mollo! Ciao mamma! Ciao Piedi a mollo!